Perché, se vedete, oggi siamo in un posto differente. Dove siamo? Siamo venuti alla clinica, in una clinica dove ci stanno facendo degli esami biottici per andare a vedere appunto che cosa succede quando noi andiamo a uccidere le cellule grasse. Nel senso, cosa succede quando noi utilizziamo l'apprecchiatura del grasso e vogliamo vedere però se effettivamente questa funziona? Forse voi non lo sapete, ma di solito si va a prendere un pezzettino di pelle dove appunto l'apprecchiatura ha funzionato, si porta ad analizzare e quindi si riesce a capire bene se le cellule sono effettivamente morte o no. Quello che a noi piace tantissimo, sempre per rimanere nella ricerca scientifica, è quindi di portare questi pezzettini di pelle ad analizzare per vedere quanto ha funzionato. C'è la dottoressa Giulia Rusticali che è in linea, la sta Ciao seguendo in Giulia! diretta. Ciao Ciao Giulia! Campora che scrive, ciao Francesca, ciao Bomber, Arianna, si Eila, stanno ciao a tutti tutti! Ci connettendo. siamo mosse, stavo dicendo che siamo in un istituto clinico perché siamo qui a fare una valutazione di come funziona la nostra macchina del grasso. Avete visto che ormai di apparecchiature per togliere il grasso ne abbiamo due. Una che lavora col freddo, è il Q-Sculpting che si appoggia, lavora per circa 35 minuti e quindi va a distruggere delle cellule, il 30%. Ma noi, che non ci fidiamo, siamo venuti qua per fare identificare esattamente cosa succeda sotto, nella pelle, cioè se io vado a togliere del grasso nelle braccia, faccio un esempio, vado a prendere quindi Ciao Lorena. l'applicatore che lo metto qua sopra, dopo cosa succederà? Allora io vado a tagliare un pezzettino di questa pelle, Martina scrive, dottoressa, spiegate come muoiono le cellule? sì, vogliamo esattamente sapere come vanno a morire le cellule, cioè se effettivamente il freddo, il caldo davvero portano a morte cellulare. Per saperlo, l'unico modo è quello di fare analizzare in un laboratorio medico, chiaramente dentro un ospedale, quello che è questo pezzettino di pelle già trattato dal freddo. Solo da lì si potrà capire se ha funzionato o no. Non è che io abbia dei dubbi, ma mi piaceva anche l'idea di poter fare un'analisi per rendermi conto di quanto funzionasse. E poi ero anche curiosa di sapere se il freddo funzionasse più del caldo, perché l'altro giorno abbiamo preso questa nuova apparecchiatura che serve per andare a modellare un po' il corpo e a dire la verità è un grande, c'è una bella differenza. Vogliamo però vedere quale differenza, perché muoiono in entrambi i casi le cellule grasse. Non so se mi spiego. Faccio un esempio. Io passo un'apparecchiatura, prendo gli occhiali come se fossero Dottoressa, un'apparecchiatura. Arianna scrive che lei ha seguito la diretta appunto di martedì. Sì. Allora chiede se secondo lei, onestamente, è meglio il Q-Sculpting o questa nuova apparecchiatura. Guarda, la verità è che non ti posso dire quale dei due sia meglio finché non ti vedo. Nel senso che io ho capito questo, fondamentalmente, che Sì. se tu devi modellare la pelle, Sì. allora in questo caso potrebbe andare meglio quasi, nel senso che c'hai poco grasso da togliere, ma rimane quella pelletta con un po' di grassetto. Mi piace l'idea di utilizzare quel tipo di apparecchiatura calda. Quando invece ho un grasso, diciamo, più localizzato, più gnocca, allora Sì. a Francesca quel punto vado a utilizzare il Q-Sculpting. scrive, io dotto non ho capito quante sedute ci vogliono di quella nuova. Di quella Ciao, nuova, ah, c'è il ciao. suo collega Jonathan Licai che la sta seguendo in diretta. Ciao Ciao, Paola, ciao Donata. ciao. Allora, quanto funzioni più una che l'altra e quando usarle, io devo fare una cosa. Per sapere rispondere a quale delle due apparecchiature, di quale delle due apparecchiature è meglio utilizzare, io devo vedere la paziente. Altri due dottori la stanno seguendo in diretta, il dottor Donato Bellone e il dottor Pav. Accidenti, grazie dottori che mi date tutta questa importanza, sempre piacevole. Allora, stavo dicendo che quindi per sapere quale sia delle due l'apparecchiatura più adatta, Sì. prima di tutto devo vedere un corpo. Faccio un esempio. Uno che ha una pancia così grossa, prima di tutto tocchiamo, perché se la pancia è gonfia, cioè non riesco neanche a fare niente perché vedo proprio questo gonfiore e Sì. schiacciando è durissima, non va trattata né col caldo né col freddo. La pancia che può essere trattata è una pancia molliccioso, molliccioso, cioè quella Ciao pancia che Mary. rimane tipo molletta, come se fosse una roba così, spenzolante. Marina scrive, lei non ha la pelle molla.
Grazie, ci È credo. vero. Mi faccio un mazzo pazzesco, ti ringrazio perché è sempre un onore che qualcuno me lo dica, perché fare tutta Si quella stanno ginnastica. connettendo in tantissimi a quest'ora, eh? Vedo che sono Ma in molti, le mandano molti cuori, dottoressa. no, anch'io. Allora, stavo dicendo, e così ve lo dico ancora, siamo qui perché abbiamo fatto analizzare due pezzi di pelle. Un pezzetto di pelle, abbiamo tolto un pezzettino di pelle, piccolo piccolo, a un nostro paziente, fatto trattamento con il freddo e lo stesso con il caldo. Vogliamo Sì. vedere quale dei due sia il più efficace. E quindi ci siamo portati qua nella struttura per far analizzare il tessuto. Ciao Giacomo. Sappiamo solo una cosa fino ad adesso, Così mi tira tutto ed è più tranquillo, che eh? sicuramente funzionano. Sicuramente non parlano con me, vero? Meno male, perché qui non avete idea. No, no. Sono giustamente molto controllosi. Controllosi? No, Eh sì. controllano molto perché siamo entrate subito fermi e non si può entrare. Del resto oggi arrivare dentro gli ospedali o le cliniche è veramente difficile, ma c'è la giusta ragione, il Covid, che non puoi entrare nella parte sbagliata. Grazie al cielo sentivo l'ultima notizia che comunque sta andando via. Però tornando a noi, quindi una persona grassa, un po' ciccetta, cosa deve fare? Allora, deve prima di tutto fare la dieta, questo lo sappiamo, ma non è detto che tutti facendolo la dieta abbiano dei grandi risultati. O comunque sia, a volte avere il vantaggio di avere un pezzo di cicetta in meno ci fa Sì. sperare e ci dà una carica anche per proseguire, per iniziare una dieta. Per quello che io dico sempre, anche un pezzettino, anche se uno si facesse un pezzettino di cruscotting, un po' di grassetto, non tanto, un pezzettino anche fosse questo. Però Sì. quando cominci a vedere che lì non ce l'hai più, ti viene anche la voglia di iniziare a fare una dieta, ma non solo. Facendo ad esempio qui il trattamento per togliere il grasso a livello addominale. Maria scrive, io l'ho fatto e funziona molto bene, la nostra Maria. Grazie, grazie Maria. Praticamente se io vado a togliere il grasso nella pancia, praticamente si attiva un metabolismo che è molto molto forte, per cui diciamo che potenzia anche il fatto che se ti metti a dieta puoi dimagrire. Questo intendo, C'è capito? anche Sonia che si è appena connessa, la nostra Sonia. Ehi, E ciao Sonia, come stai? Quindi oggi andiamo a ritirare questo scrive che referto. siete grandi, siamo grandi, grazie Sonia. Beh, Sonia la Grandi, grandi! vediamo domani. Infatti, e Sonia è molto brava perché è la nostra terapista che utilizza l'apparecchiatura del caldo. Naturalmente dietro ci sono sempre io per fare supervisione, però Sonia ha la manualità perfetta per andare praticamente a modellare tutta la tua addome, diciamo. Quindi quando arriva un paziente vedo se c'è una pancia gonfia non lo tratto, se c'è una pancia molle attacco con il freddo se è localizzato, se invece vedo che ha fatto già degli interventi è un po' a onde, comunque qui ha magari sotto l'ascella un po' di ciccetta, magari ce l'ha un po' sui fianchi, un po' diffusa, allora a questo punto siccome il cruscotting non si può mettere in zone differenti preferisco prendere e lavorarlo magari con la nuova apparecchiatura. Chiede Samantha, la nuova apparecchiatura quanto dura in termini di tempo? Velocissima, guardate, fate conto che un pezzo così trattato, per dei pezzetti Sì. così trattati, dura circa 1 minuto. Quindi vuol dire che per fare 10 pezzetti sono 10 minuti, è molto veloce. Allora, non ha, adesso colei che è venuta per presentarmela l'altro giorno sicuramente dirà che io sono esagerata, che è la migliore al mondo, che ta 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 ta, ma ognuno tira l'acqua sul mulino. Io quello che vi dico è che comunque funziona, questo assolutamente. Oggi addirittura una paziente che è stata trattata martedì ci ha mandato una foto che aveva un po' di un buchino perché è stata trattata più da una parte che dall'altra e credo che quindi nei prossimi giorni verrà a essere messa a posto. Però per dire è abbastanza normale che questo succeda, ma io voglio andare a fondo e voglio sapere se davvero questa macchina funziona. È per questo che non le sto facendo grande pubblicità, perché a settembre, quando l'avremo provata bene bene, a quel punto cominceremo a parlarne, ok? Quindi niente, in tutto questo, siccome vogliamo fare le persone serie, se vedono che sono su Instagram, mi ammazzano. Quindi, cosa vi devo dire? Che non vorrei mai che arrivasse la persona che tu mi avverteresti, Certo. no? Quindi, un'altra Ciao cosa. Paola. Un'altra cosa importante da dire, una volta che io ho fatto il trattamento o con il freddo o con il caldo, Sì. dopo, ma assolutamente devo fare Sì. qualcosa che smuova
qualcosa che vada a smuovere il grasso, nel senso che se io l'ho sciolto qua sotto il grasso è un po' sciolto, io devo muoverlo con un'apparecchiatura che può essere anche una radiofrequenza, che può essere anche un elettromagnetismo, che può essere anche fare il massaggio veloce veloce caldo caldo. Comunque sia, una volta che ho distrutto il grasso devo comunque andarlo a rimuovere, cioè a dargli un movimento, perché così il fluido si vada a spostare nelle parti. Ciao Marinella! Altra cosa di cui non sono d'accordo con la dottoressa Stefania, se sei in visione so già che non mi direi niente. Stefania non la vedo in diretta. Non è in diretta? No. Perché secondo me mi sta guardando e mi manderà un messaggio di come per dire che sono infame, che lei non risponde. Però Stefania, ti dico una cosa che è importante. Un'altra cosa che è importante, perché l'altro giorno stavamo parlando. Quando il grasso viene distrutto, la perchiatura distrugge il grasso. Il dottor Papp le scrive: se vuoi vengo a farti da cavia con la mia pancetta. Ma di cavie ne ho tante, dottor Papp. Ti dico la verità, una fra tutti sono anch'io, ci sono crediate. Infatti. Le persone con un po' di ciccetta purtroppo siamo tanti. Comunque siamo, perché mi ci metto anch'io, perché c'è sempre quel pezzettino qui piuttosto che dietro, o che ne so, sui fianchetti, o più in alto sotto il reggiseno, che tu ti metti bene il reggiseno, oppure quella cicciottella, insomma lasciamo perdere, meglio non pensarci. Una cosa certa, bisogna avere anche una mano giusta, perché comunque quando tu vai a posizionare questi manipoli, se non fai attenzione e vai a posizionarli non proprio sulla parte grassa e magari lo fai un po' più basso, un po' più alto, quello che rischi di lasciare un buco. Per cui mi raccomando sempre di vedere chi è il medico, come lavora. Sia Marinella per... scrive che tutti hanno la pancetta, soprattutto dopo la quarantena. Soprattutto dopo la quarantena ne abbiamo due di pancette. Marinella, qui siamo peggiorate, stavo pensandoci anch'io, ero lì a vantarmi di quanta ginnastica ho fatto, che dopo che è finita la quarantena ho detto vabbè adesso non la faccio più ginnastica, così sono ingrassata dopo, va bene. No, siamo a San Donato, anzi detto comunque questo, sarebbe già Milano quasi. Detto questo, credono di essere già a Milano, ma non è vero, siamo un bel pezzo, perché con la macchina noi ci abbiamo messo un sacco di tempo. È vero. Non so se perché ci siamo persi o no. Allora, ragazzi, quindi mi raccomando, prima di fare qualunque trattamento, guardate il disegno che fanno sul vostro corpo. Già da lì si può capire quello che si va a trattare. L'altro giorno avevamo, una settimana fa, non so se vi ricordate, che c'era da noi Silvia. Silvia aveva quella... Ciao Loredana! Aveva quella pennetta che per togliersi quel grassetto insisteva con la sua pennetta. Ecco, quello che voglio dire è che questo è normale. Ciao Marco! Anche se lei era molto pretenziosa, alla fine, se succede, meglio avere un paziente che ha le idee molto chiare. Gianni scrive, sono seduto e di fronte vedo il tuo cartellone pubblicitario. Va bene, sono contenta. Sono contenta perché tanto così non mi perdete mai di vista. Anche se un pochino calerò, adesso non so come fare, perché in agosto devo trovare, l'Eleonora va in vacanza, la mia voce, e quindi sarà un po' più difficile fare le dirette. Studieremo il modo. Ma adesso l'Eleonora gli è venuto in mente che possiamo collegarci. Sì. Non ha pace. Ogni due minuti mi cade un paio d'occhiali. Sì, oggi, sia da sole che da vista, infatti, adesso, come guardate, osserva Lucia, sì, ne ha due, guardate, sì, è vero, ne ha due. La cieca tutto vera. Vero. Tutto vero. Sì. Non ho le lenti a contatto. Ah, Gianni è in piazza Cavour, seduto sotto al suo cartellone. Allora divertiti Gianni, spero che tu stia bene. Auguro un buon fresco a tutti, non vorrei che arrivasse la dottoressa. Sì, chiudiamo. Grazie. E vi dico arrivederci.